Mario, sei preoccupato domani per Spezia Inter oppure tranquilli, andate lì, vincete? Ma guarda, per certo non do assolutamente nulla, però devo dire che dopo la partita con la Juventus riconfermo che è andata bene, abbiamo vinto, non dovevamo vincere, e la ripresa che ha avuto l'Inter contro il Verona mi lascia ben sperare. Quindi secondo me oggi, a differenza delle altre due squadre, quindi Milan e Napoli, c'è molto più entusiasmo e a differenza delle altre due squadre abbiamo giocatori di esperienza che comunque possono fare la differenza. Torniamo al discorso che diceva prima il direttore, quando comunque hai i campioni dentro, che entrano in uno stadio di 60.000 spettatori e non hai La paura maglia di pesa. Perché dimostrare, cambia la differenza. E la differenza la fanno loro. Mario, la maglia pesa. La maglia pesa, Franco ha svoltato l'Inter, è arrivato il click con la vittoria a Torino Ma sofferta, immeritata, però. per me lo può solo buttare l'Inter. Perché ha un calendario che è un bijou, è un bijou. C'ha il VAR che gli vuole bene. La squadra anche dal punto di vista fisico ha ripreso ad un certo livello dopo quelle 7 partite brutte, quindi chi t'ammazza? Ascolta, Franco, ma Difficile. tu ricordi quando è venuto fuori il VAR, chi era contro il VAR? Massimiliano Allegri e il Poteri sottoscritto, pure. e qualcuno ha pure detto con il VAR che lì, adesso finirà la Juventus di vincere Ho perché c'è il visto. VAR, Ma per quello l'hanno e sono messo. quelli che attualmente stanno dicendo male del VAR. Dunque, ecco, questo qui è il clima che vige nel campionato italiano che porta proprio per questo motivo i giocatori di prima Però il categoria a non VAR sta venire facendo più qua. errori clamorosi, come Cioè, no, no, giustamente. ma è indubbio, ma c'è anche un merito. Fa un errore clamoroso, lo dice il VAR e le polemiche sono finite. E non è così, perché Mazzoleni nella partita di Torino ha fatto dei Sì, casotti. e poi è andato a farli a Roma, in Roma Salernitana, una settimana dopo, Appunto. invece che essere Quindi, fermato, per cui. ma perché questo qui il VAR è soggettivo? Ecco perché io non sono mai stato d'accordo su questa cosa. È come se ci fossero due arbitri, uno al televisore e l'altro Sì, in beh, campo. Luciano, l'abbiamo visto oggi con l'Atalanta, no, Alberto? È proprio quello che è successo. Chi stava al VAR diceva è rigore. Chi stava in campo diceva non è È rigore. rigore, alla fine ha vinto chi stava in campo perché questa è la procedura. Comunque, sì, è la procedura, poi bisognerebbe capire se è una procedura corretta o meno, perché io sono del parere che la tecnologia serve se utilizzata bene, però serve, perché per esempio a occhio nitido in diretta l'arbitro non aveva visto questo tocco. Poi secondo me è stata più una decisione presa per non cambiare idea rispetto al fatto che ci sia stato meno Sì. calcio di rigore, Ma perché questo oggi? Ah, sì. sì. non ho visto. No, ho È un letto anche dei. episodio anche Molto abbastanza grave. discusso, Luciano, poi lo vedrai sicuramente. No, ho letto dei pareri, giusto per chiudere, anche di colleghi ben più esperti che pensano che la OZ questa sera si sia giocato un po' l'eventuale finale e direzione in finale di Europa League, perché questo è un errore particolarmente grave. Rivisto ancora di più, il braccio sembra addirittura più largo rispetto a quello che in presa Quindi è diretta ritenuto sembrava. un errore un po' da tutti quanti. Ma Sì. sull'Inter invece, Alberto, che mi dici? Lo può perdere solo lei, come stanno dicendo tutti? Guarda, è un campionato bellissimo e per una volta faccio un plauso alla Lega che con la scelta del calendario asimmetrico ha dato un'imprevedibilità pazzesca al torneo, perché sono convinto che con il calendario asimmetrico, come abbiamo visto in tanti anni, probabilmente l'Inter avrebbe già vinto lo scudetto, non in maniera agevole perché poi i passi sono stati quel che sono stati, ma rivedendo un po' come sono state strutturate le partite, specialmente nel momento cruciale di febbraio, l'Inter ha perso tantissimi punti in un mese veramente delicato. Ti dico che la risposta che ha dato col Verona dopo l'impresa di Torino, poi c'è chi aprirà dei capitoli chiaramente sul discorso VAR, non VAR, rigore, non rigore, però quella è comunque stata un'impresa che ti dà una forza incredibile, uno slancio per la fine del campionato. Per cui, però la metto sempre con di una percentuale, non vedo strafavorite in questa corsa a tre, forse soltanto un pelino in più rispetto a Milan e Napoli. Paolo? Sì, l'Inter, ho sempre detto, mi puoi dare atto che era la favorita per lo scudetto anche quando il Milan era avanti, perché il Milan non mi dava proprio affidabilità e certezza di gestire certi risultati. Ha perso
16 punti con le squadre a destra della classifica. È vero che l'Inter ha perso molti punti, ha fatto 7 punti in 7 partite nel periodo di febbraio, ed è vero che ha avuto dal 70° del derby un declino psicologico, sono d'accordo col direttore, è stata la svolta quella del derby. Però non è solo questo il problema sono, è anche il Milan che non ne ha approfittato, al di là delle clamorose sviste arbitrali di cui a Milano non si parla, ma si parla in tutta Europa, al di là del VAR... Ma che... com'è che non si... Ma anche domenica c'era un rigore in Milan-Bologna? In Torino-Milan, sì. Torino-Milan, Hernandez. Poteva esserci un rigore, sì, infatti, ma... Noi l'abbiamo fatto vedere lunedì al processo. Sì, cosa è successo? Eh no, tutti hanno detto che era rigore. Ma perché... Quello di Singo Teo Hernandez, sì. Sì, sì, diciamo che la maggioranza dello studio si è espressa per il... Io ho visto... Il... Beh, si è espressa la maggioranza dello studio, ho visto convintissimo, ovviamente, Doveri, come al solito... Che... Anche Luciano l'ha visto! No, che... no, io però l'ho visto dall'altra parte, Franco. Quindi io parlo dello studio che si è espresso così. Ma all'unanimità, Luciano. Quindi bisogna stare tranquilli. Complimenti al processo. No, davvero. Complimenti a Matteo. Perfino Borrelli, Michele Borrelli, che era diciamo coinvolto dall'altra parte, ha detto subito, no, secondo me questo... Era calcio di rigore. Però il Milan ha deciso questo. Ritengo l'Inter comunque allo stato favorito dello scudetto. Però tutto può succedere in questo campionato, Può succedere di tutto. No, non può succedere niente di tutto quello che dici. Non succede più quello niente. Quello che c'era da succedere è già successo. L'Inter teoricamente le vince tutte, è già prima classifica. E le vince tutte. Con un punto di vantaggio sul Milan. Quindi, magari poi se per serve dare un giudizio su una squadra Senti di Senti cosa sta dicendo, scusami. Sì. Puoi ripetere per favore? No, se serve, se dovesse servire un'altra botta de VAR, arriva. Non ho capito. Un'altra botta de VAR. Una botta de VAR. L'aiutino. No, vabbè, questo è un altro discorso, però noi dobbiamo guardare le partite e i gruppi che compongono le squadre. Questo è quello che conta. Dai gruppi che compongono le squadre, il Napoli è la più forte. Però il Napoli è un'altra squadra che non sa vincere, non è abituata a vincere e quando si trova di fronte a un ostacolo importante lo subisce. Guarda, adesso poi dopo la pubblicità guarderemo proprio anche il calendario, così vediamo tutte, vediamo il Napoli, vediamo la Juve, cerchiamo di capire cosa ora può per esempio il succedere, Napoli, no? Il Napoli, secondo me, non credo che abbia delle difficoltà con questa Roma che ha stravinto oggi, però è sempre un ostacolo che deve superare. E bisogna vedere cosa è rimasto della sconfitta che ha subito. Potrebbe con la avere delle scorie. Invece, scusate, c'è la Juventus, che è una squadra. Aspetta, Luciano, tra poco lo spieghiamo meglio, così abbiamo più tempo. Adesso volevo andare dal prof. La Roma è una pazziera per Napoli. Perché volevo parlare proprio delle partite di domani, no? Quindi Spezia-Inter, Milan-Genoa. Non so se ci posso già andare, ditemi qualcosa da dietro le quinte, ci posso andare. Allora andiamo dal prof De Proof, così parliamo un po' delle gare di domani sera. Con questo interrogativo, prof, ti salutiamo, lo vedremo domani, se saranno due vittorie scontate dice, oppure dice, no. Saranno... Lo chiede a noi dello studio. Allora io vado in pubblicità, al rientro. Anzi no, aspetta, Paolo mi ha detto che si è fatto male Ebram, confermi? Sì, qualche problema per lui, infatti è entrato Carles Perez. Ma ci sarà a Napoli. Però Franco, la sentenza di Franco è che comunque per lunedì andrà a recuperare. Franco, sicuro. Franco ha detto qualcosa sul 4-0 poi, dai. La tradizione di questa partita, la Roma sarà una pastiera per Napoli. Il Napoli Amagna. È probabile che vinca quando gioca a Roma e perda quando gioca a Napoli. Attenzione, questa è la tradizione. Il Napoli in casa fa una fatica, però si gioca in casa. Con la Roma, Napoli-Roma. No, perché tu stava dicendo che sarà una pastiera per Napoli. Però c'è da dire una cosa: il Napoli ha fatto 5 sconfitte in casa. Sbaglia sempre quando è il momento decisivo. Sì, no, ma il Napoli, quando sono riprendiamo da qui, dai, 2 minuti, torniamo e vediamo anche questo. Poi attenzione, perché io ogni tanto guardo sulla mia sinistra e vedo Pini che mi fissa, perché lui vuole parlare della storia su Instagram, no, che sta scatenando un putiferio. Ma io voglio capire cosa gli hai preso sto qua. Adesso, dai, tra pochissimo, ve lo prometto, vi faccio vedere chi è questo super campione internazionale mondiale fortissimo, che ha fatto una storia su Instagram, insomma, che fa discutere tra poco. Allora, rieccoci, ben ritrovati.
Allora, sta per finire la partita di Roma, ormai ci siamo, sì. Direi che non ci sono più dubbi su Bandiera al Vento, grande festa all'Olimpico. Roma che dunque va in semifinale di Conference, rimane l'unica italiana in corsa, poi tra poco a partite concluse facciamo anche il punto. Il quadro, perché sì. Con l'Eister giocherà con l'Eister, esatto. Ma se... Franco ce lo confermerà, credo che il ritorno si giochi in casa anche con l'Eister. Avendo visto rapidamente il sito della UEFA. Sì, mi pare di sì. Sì, andata in Inghilterra e ritorno all'Olimpico. È un bel vantaggio questo. Anche per l'Inter è un vantaggio, non solo il VAR. Perché c'è Inter-Roma. Guarda, bravo Paolo, mi hai dato un assist, perché così vediamo il calendario, la corsa a confronto. Hai fatto bene a sottolinearlo, l'Inter troverà la Roma... appena prima dell'Eister, oppure a cavallo dell'Eister. Secondo me giocheranno lunedì 25 Inter-Roma. Questo è il calendario, sono anzi i calendari. Abbiamo parlato del Milan, che adesso ha il Genoa e poi dopo ha Lazio, Fiorentina, Verona, Sassuolo, Atalanta e Sassuolo. L'Inter ha lo Spezia, poi ha la Roma, quindi Roma che avrà poi dopo pochi giorni la partita d'andata contro il Leicester, il recupero col Bologna, l'Udinese, l'Empoli, Cagliari e la Sampdoria, il Napoli, la Roma... Trasferta di Empoli, Sassuolo in casa, Torino fuori, Genoa in casa, Spezia fuori. E la Juventus, Bologna in casa, Sassuolo fuori, Venezia in casa, Genoa fuori, Lazio in casa, Fiorentina fuori. Vedendoli così, anche se sappiamo che quest'anno... Troppo! Siamo stati smentiti ogni domenica. Però per il Milan va benissimo incontrare squadre a sinistra della classifica. Ma se tu guardi anche le partite... L'Inter, oltre che essere la più in forma di tutte, ha il calendario più... Ha pure una partita in più. Il calendario proprio che non babà, direttore. Il 5 maggio torna ogni vent'anni. La partita, sì, di Bologna sarà molto importante, perché l'Inter ha sempre l'asterisco. La partita di Bologna la fa quando praticamente Bologna è già salvo e tranquillo, quindi diventa già un problema quello. E io capisco le difficoltà nelle... dover recuperare delle partite, attenzione, perché voi vedete che mercoledì e domenica, però quando si tratta di recuperare una partita il 27 di aprile, quando le squadre hanno già, perché voi guardate la retrocessione è già segnata, non è che ci siano tante cose da vedere, e quando una squadra... Beh, già segnata nel senso... Forse la Salernitana, però poi le altre due che retrocedono, chi sono secondo te? Quelle che stanno prima, secondo te. Quindi Genoa e Venezia. Scusa, però il Cagliari non è che... Sì, è vero, ma tu devi guardare anche le squadre di calcio, no? Allora, il Genoa, avete detto che ha fatto sette, e l'ho detto anch'io, che ha fatto sette pareggi e una vittoria. Troppo poco per arrivare praticamente a delle conclusioni. Però è incommiabile per questo allenatore che ha perso la prima partita. Il Venezia non conta più, ha perso in casa con l'Udinese, sì, però... quindi voglio dire, ci sono delle cose nella macchina delle retrocessioni inderogabili, sì, sì. Quando sì. Non c'è quel qualcosa che ti porta a vincere le partite che dovresti, e Venezia-Udinese era uno di quelle, e puoi però... sperare poco, oddio, nel calcio mai dire ci mai. Possono essere miracoli. Due fattori ci sono che possono... C'è da aggiungere una semifinale di Coppa Italia che potrebbe essere anche l'11 per l'Inter, l'11 maggio sarebbe una finale, dici? Una finale di Coppa Italia oltre alla semifinale che fa col Milan, ovviamente. Quella potrebbe averla anche il Milan. Sì, potrebbe averla. Sto facendo l'ipotesi del campionato dell'Inter, che è estremamente semplice. E poi è vero, l'Inter è un campionato sulla carta molto facile, però l'Inter è stata capace, il direttore Lucianone se lo ricorderà, a perdere un primo giugno uno scudetto a Mantova con Sarti nel 67, o quello del 5 maggio all'Olimpico con Lazio. Era diverso, sai perché? Con squadre demotivate. Ma tu ricordi, sì, ma c'è anche un altro motivo. Tu ricordi quello che ho detto prima io con l'allenatore, no? Allora, se avete fatto caso, ultimamente chi era? Ronaldo, Adriano, mi ricordo, hanno detto che la colpa era dell'allenatore. Cooper. Era Elio Herrera, però. Aspetta. Poi dopo c'è anche un'altra cosa, che il presidente dell'Inter, Moratti, assieme al signor Tronchetti, sono andati a Roma a fare festa, avevano programmato già la festa in piazza del Duomo a Milano. Queste cose esaltano gli avversari.
loro credevano, siccome il pubblico di Roma era tutto con loro, credevano che anche la squadra fosse con loro. E hanno sbagliato. Prego. Il 5 maggio si è tornati su quella data che tu guarda, ecco. No, voi sarà contento Mario, Mario. Avete fatto delle cose che rimarranno nel segno per sempre. Voi mi avete fatto tornare su quella data. No, ma ci sta, tu poi eri parte in causa, eri dirigente. No, ma ci sta, ma al di là di questo, ci sta. Ho citato anche il 1 giugno '67, ero bambino, avevo 10 anni, mi ricordo. Ti favo Milan anche allora, quindi hai dichiarato che sei del 57. Sì. Io non ero neppure nato. Però al di là di questo, lui era già un dirigente. Io sì da mo'. Qualche dirigente di qualche società sicuramente in erba, anche se molto giovane ancora. Io voglio dire, l'Inter è stata già due volte capace di fare questo, con squadre non al top della condizione e demotivate, perché sia quel Mantova era salvo, sia la Lazio non aveva nessuno stimolo. E ti fermo ancora una volta, ma in questo momento l'Inter ha dei dirigenti professionalmente preparati, esatto. Beppe Marotta e anche Ausilio. Una guarda società serissima. Quindi la società c'è da questo punto di vista. Certo, certo. Franco, sto vedendo delle immagini molto belle dall'Olimpico. Pelle d'oca, c'è tutto lo stadio con sciarpe e bandiere. Un tripudio. Poi voglio vedere domenica. Io credo che faranno i caroselli se vincono qui la coppa degli scappati di casa. Così la definisci la conference? Sì, ma Roma sta impazzendo, ragazzi, Franco. Sta diciamo impazzendo. Sempre che le italiane non devono snobbare l'Europa League e la conference. C'è una squadra che va in semifinale. Io comunque gli farei complimenti. No, per carità, adesso che c'è. Ovvio che il buon altro, Mourinho diventerebbe il primo allenatore a vincere le tre competizioni. Non gli augurerei pure il prossimo anno di fare la Conference League. No, quello insomma, no, certamente. Non si augura nemmeno al peggior nemico. No, comunque se vinci la Conference vai in Europa League direttamente. Pensa che premio. Lo so, però intanto io ho già fatto una Tirana. Per carità, ma la Mitropa Cup... Ma io ho fatto poco Allora guardate ragazzi, visto e considerato che Pioli è stato criticato e voi 20 giornalisti hai detto cercate di mettergli in testa quello che deve fare, un tifoso della Roma che cosa dovrebbe dire di Mourinho che sta sotto 7 punti se non vado errato al Milan? No, 7. 6, 5, 12, 4. Non mi ricordo. 5 punti dalla Juve. Appunto, cosa dovrebbero... Eppure i tifosi della Roma hanno un idolo che si chiama Mourinho e hanno speso un casino di soldi per fare quella squadra e quella squadra sta quinta classifica. 80 milioni. Quinto posto, semifinale di conference, insomma comunque come primo anno se dovesse vincere credo progetto che di 3 anni. Darebbe un senso comunque. Comunque adesso c'è uno scoglio. Una bella base di partenza. Infatti. C'è la festa al Circo Massimo.